oggi il nuovo team, di cui fanno parte giovani appassionati, ha raccolto nelle proprie mani, e dall'altro lato una storia fatta di passione per la cultura e l'arte che si può vedere in questo luogo, nell'installazione Site Specific che qui è accolta. Le Chateau ha raccolto questa nostra specificità e l'ha trasformata in una nostra possibilità di entrare a parte di questa grande famiglia. Grazie Stefania, sono entrato a far parte di questo film con Alessandro e Fabio, il nostro grande chef, proprio per portare avanti la filosofia e la passione di questo luogo, questo tempio della cucina italiana. Da sempre abbiamo cercato di dare un servizio molto attento a tutti i menu in particolare. L'obiettivo veramente è quello di dare, di far sentire al cliente come fosse a casa propria. Noi tutti i giorni lavoriamo in un team formato da 12 persone, anche qualcuno è straniero che porta qualche cultura diversa gastronomica, ma nel nostro tempo tutti appassionati di cucina. E quello che arriva nei nostri piatti è l'italianità, mettendoci tutti il cuore nel piatto. Il luogo di Venagna, un locale aperto da più di 50 anni, quindi una storia incredibile, che io e Fabio abbiamo raccolto come testimoni, cercando di continuare questa filosofia magnifica del rispetto della materia prima, del made in Italy, della memoria gustativa, la salvaguardia della memoria gustativa italiana. Quindi non dimenticare mai la storia, ma proiettandola con un gesto contemporaneo al nuovo, al futuro, ai giovani e ai nostri clienti che sono abituati ad essere coccolati proprio con queste atmosfere italiane che solo noi riusciamo a trasmettere. Ogni luogo del Chateau racconta una storia specifica, e la nostra è proprio quella di lavorare insieme e dall'essere quelli che siamo, con la nostra verità, con il nostro mondo, con la nostra storia, con percorsi che così continueranno e chissà dove ci porteranno. Ci stavamo addormentando, No. Buonasera a tutti. Per me è un piacere, innanzitutto ringrazio l'organizzazione e soprattutto anche Federico Graziani che ha messo lo zampino, perché Federico è stato ed è tuttora un Aimo boy, dico bene, cioè, perché quando poi entri a far parte di questa famiglia non te ne vai più, anche se poi cambi, vai in altre aziende, comunque questo messaggio familiare rimane, no? E che dire, io sono molto emozionato perché adoro sempre andare nelle scuole a preghiere. Io credo che qui parta il messaggio del futuro per i ragazzi. In genere è nella scuola che parte il messaggio. E questa sera mangerete i piatti che abbiamo fatto. Io avrei potuto portare i piatti tutti pronti da Venagna, avrei potuto portare la mia brigata qui, avreste potuto vedere dei piatti magari più belli, però il senso non è questo. Io non voglio stupire voi questa sera, io voglio che i ragazzi questa sera cucinino quello che gli ho detto da questa mattina alle 8:30 fino a stasera. Quindi voglio che interpretino loro il risotto, voglio che lo facciano loro con me, voglio che lo assaggino, voglio che la tartare l'hanno condita loro, voglio che il tarallo l'hanno cotto loro, io voglio che loro capiscano che
si deve mettere le mani, devono mettere le mani in pasta, non gli si può mentire, ragazzi. Io poi devo, ripeto, venire qui con i piatti pronti. In realtà invece siamo partiti da zero e con loro abbiamo costruito, abbiamo capito bene di portare i piatti semplici, dico bene, i piatti semplici che facciano capire a loro l'essenziale, la qualità dello sgombro che avevano preso loro dell'Adriatico, le triglie che avete preso voi, la mazzancolla che hanno preso loro. Quindi facendo la salsa con la mazzancolla, non col gambero di Sanremo come facciamo ai Venani, ma non è un problema, però così riescono a lavorare. E mi preme dire che molto spesso le istituzioni non considerano le scuole il punto di partenza di questa società italiana. E purtroppo nella scuola alberghiera le strutture hanno... Non è questo il caso, ma io che visito tante scuole alberghiere, le strutture hanno dei problemi, la reperibilità ora con la fatturazione elettronica che diventa un problema per le scuole alberghiere che potrebbero accingere a prodotti molto più buoni, invece sono costrette a usare prodotti perché il costo è più basso. Ecco, ci vorrebbe più flessibilità, lo so che dico una cosa, un muro di gomma, però in realtà come può un ragazzo giovane avere rispetto di un paese quando non gli si dà l'impressione che il paese ha rispetto di lui? Quindi le scuole hanno questo obiettivo, noi qui veniamo con il cuore, in tutte le scuole alberghiere veniamo con il cuore, perché è da qui che capisco che deve partire il messaggio del futuro dell'Italia, il futuro della gastronomia, mi permetto di parlare di questo. Quindi i ragazzi che poi mi dicevi che sono 1200 alla fine, quanti verranno in cucina, veramente saranno pochi, però devono avere la percezione del lavoro così come è quello fuori dalla porta, quello reale, e quindi è un'esperienza straordinaria. Quindi per questo vi ringrazio, quindi stasera metteremo alla prova non solo la mia abilità di insegnare ai ragazzi, ma anche l'abilità dei ragazzi. Quindi viva questa scommessa che ha fatto la scuola e complimenti per questa iniziativa. Grazie a tutti.